L'unico modo per riavvicinare gli elettori a votare è tornare ad occuparsi dei più bisognosi. Questo ha ribadito Roberto Speranza a Rimini in un incontro pubblico in cui ha detto che la sinistra deve tornare a trattare temi di sinistra. Tanti elettori si stanno allontanando dal voto. MDP come intende frenare questa tendenza? Ma provando a restituire una casa a milioni di elettori di centrosinistra e di sinistra che hanno smesso di credere nei partiti che ci sono oggi, in modo particolare nel PD, che ha sostanzialmente tradito una parte dei suoi valori facendo una riforma del lavoro che ha creato più precarietà, una riforma della scuola che non è stata condivisa da molti studenti e insegnanti, togliendo la tassa sulla casa anche a un miliardario in un paese in cui 12 milioni di italiani non si curano come dovrebbero per motivi economici. Allora si tratta di rimettere al centro i propri valori, i valori di persone che si sentono di sinistra e di centrosinistra, e io credo che tanti di questi cittadini torneranno a votare. Con il Partito Democratico il dialogo come può migliorare? Non vi sentite costantemente stuzzicati da Matteo Renzi? Ma il dialogo si può fare se si condividono le opinioni di fondo. Io sono uscito dal PD perché non condividevo alcune scelte fondamentali che sono state fatte. Se si pensa di dire ancora viva il Jobs Act, viva la buona scuola, viva la tassa sulla casa tolta anche ai miliardari, diventa difficile dialogare. Noi crediamo che rispetto a quella linea vada costruita un'alternativa.